ragazzi stanno bene, sono una ventina appunto di ragazzi provenienti dalle più svariate località, sia appunto dell'Africa che anche magari dal Bangladesh, eccetera. Sono stati soccorsi e sono giunti qui al nostro Ponte Doria dopo 3 giorni di navigazione, quindi comunque erano abbastanza provati da questa lunga traversata. Che numeri avete in questi giorni? In questi giorni ci sono circa 70 di ospiti in questo centro. Ovviamente gli ultimi arrivi erano molto affamati, sono stati subito rifocillati, li abbiamo inseriti chiaramente nel nostro poi programma di accoglienza. Nei prossimi giorni impareranno anche loro l'italiano, insomma, con un po' di... Abbiamo visto le tende, il capannone interno, stanno arrivando anche nuovi moduli abitativi. Quali sono le novità nel prossimo futuro per aumentare anche l'accoglienza qui? La prefettura di Genova sta appunto operando per cercare di trasferire i moduli da Rivarolo a qui. Non sarà un percorso di immediata realizzazione, non sarà semplicissimo, però speriamo, in vista del clima più rigido, di avere questa soluzione. Alle tue spalle i ragazzi che giocano, è un momento anche per loro di svago, qua si stanno trovando bene, ci sono tanti volontari che si occupano di loro, c'è tanta solidarietà anche che arriva da fuori. Un'immensa solidarietà del quartiere, delle associazioni, delle reti riunite, abbiamo gli insegnanti volontari appunto che si occupano di organizzare i corsi di italiano, quindi davvero è un modello che, al di là della location emergenziale, è un modello che speriamo possa essere virtuoso e irreplicabile. Loro qui fanno colazione, pranzano, cenano, anche per il mangiare vi stanno arrivando aiuti? Ci stanno arrivando molti aiuti, abbiamo la cambusa piena e non sono mai abbastanza, insomma, quindi se qualcuno ha da darci qualcosa, noi molto ben volentieri. Solidarietà che arriva anche dalle scuole? Assolutamente sì, giovedì appena trascorso, una classe dell'Istituto Filippo Buonarroti è venuta in visita portando sia generi di conforto che parole di conforto. È stato un bel progetto con la loro docente.